mio compleanno! Buongiorno, Titans! Perché hai quella spilla, Robin? Perché oggi è il mio compleanno! Non è vero! E io, l'animale da festa autentico, organizzo una festa! Uno per Cyborg, uno per Stella Rubia, uno per Corvina e niente per te! Ehi, ma è durante la festa di Bibi! Oh, caspita! Sarà difficile per voi scegliere a quale delle due feste partecipare, ma di certo dovete decidere! Scelgo quella di Bibi! Un attimo, un attimo! Non potete decidere senza prima sentire i dettagli della mia festa di compleanno! Si terrà qui dentro, nel nostro spazioso salotto! E dove festeggio la mia? In cucina! Oh. Alla mia festa non ci sarà una, ma due torte di compleanno! E se non è abbastanza, ho invitato anche un ospite speciale! Ehi là, banda! Bob Euchre! Chi è Bob Euchre? Chi è Bob Euchre? Chi è Bob Euchre? È un ex giocatore di baseball che ha giocato 6 stagioni in Major League prima di sfondare come giornalista sportivo e attore recitando in film e in ruoli TV, compreso Harry Doyle in Major League e George Owen in Mr. Belvedere. Ah, quello è Bob Euchre. L'ho pagato per stare alla mia festa molte ore. Il contratto è per 75 minuti. Bob, una domanda importante per te sulla questione di Mr. Belvedere. No, Kevin non è diventato Marilyn Manson. Per ora stai pensando al nerd di Blue Jeans. Oh, sì, sembra tutto molto carino. Beh, ma alla mia festa ci sono i pony da cavalcare! Oh, non ci posso credere! È più grande quanto un cavallo! Non si può cavalcare un Bob Euchre? Oh, sul serio? Coraggio, signor baseball! Yeah! Yeah! Ti fai mettere in imbarazzo così, Bob Euchre? È nel contratto. Ah, ehi, così non vale. Ah, mia ciurma, com'è la visuale dalla prua, timoniere? Bella e splendida, capitano. E dici, come sono le vele, Nostromo? Sono le spiegate per bene, capitano. E invece qual è lo stato del cassero di poppa? Nessuna poppa in vista, capitano. Siamo sulla buona strada per la vittoria, marinai. Navi in avvicinamento, a tribordo. È davvero adorabile. Dai, come fai a non volerla nella squadra? Sentite, non ho intenzione di cambiare la formazione dei Titans. Mi piace la nostra chimica. Siamo sotto attacco! No, siamo finiti sotto l'albero. Dimenticavo, siamo nella foresta. I pirati nella foresta, che tonto! Fate attenzione, vi daremo in pasto ai pesci, Ive! Sì, certo, a dopo, perdenti. Ragazzi, vi serve una mano? Come pensi di aiutarci? È davvero molto positiva. Ed ecco perché non diventerà mai un bravo Titan. Amico Robin, guarda! Si vede proprio che hai il cuore del 6° Titan! Per l'ultima volta non possiamo essere 6 Titan! Perché no? Perché 6 è un incantesimo! Di che cosa stai parlando? Non ci sono squadre valide composte da 6 membri, 3 Amigos, 4 Ghostbusters, 5 Spice Girls, 7 Nani, 8 Pianeti, 9 Signore che danzano, 10 dita delle mani e dei piedi. La lista continua ancora, ma da nessuna parte in questo elenco c'è una squadra composta da 6 membri, perché non esistono! Le squadre formate da 6 sono mostruose! Ecco fatto, sono stata... Levati di torno! Ora facciamo vedere agli Hive che siamo i pirati più degenerati che questa foresta selvaggia abbia mai visto finora! Yarha! Riduciamo gli infrantumi! Forza, miei prodi! Arrendiamo la vostra canoa, canaglie! Non sarai mai più in grado di salpare verso i 7 mari, terricolo! Questo qui non è il mare, siamo nella foresta! Sali subito sull'asta! Oh, caspita! Che razza di persona sarò senza i miei migliori amici?
Sticky Joe! Mi è venuta un'idea. Wow, appiccicoso! Devo imparare ad essere indipendente imitando Sticky Joe! Come va? Oh, cioè... ciao! 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 Il ristorante è costoso. Pace del mondo è risolta. Ciao! Ah, ora come posso diventare indipendente? Ciao! Eh? Ciao, 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 ciao. Finalmente ho capito! Non importa che cosa indossi all'esterno, perché il ciao viene dritto dal cuore e se il tuo ciao è vero, sarai sempre sincero! Ciao! Oh, ciao! Sticky Joe, tu sei un tesoro vagabondo! Ciao! Com'è andata, Stella? Non ho venduto neanche una scatola! Temo che non diventerò la principessa aliena di successo negli affari. Se vuoi essere una principessa aliena di successo, devi lavorare sulle doti commerciali aliene, amica! E quali sono queste doti di cui parli? Sono scritte sulla scatola. Processo decisionale, comunicazione e etica commerciale. Credete che posso imparare queste competenze negli affari? Ma certo! E se vuoi possiamo aiutarti noi! Gioia! Apprendere il mestiere. La prima cosa è il processo decisionale. Svelta, prendi una decisione ora. Io... Troppo tardi, hai fallito. Devi essere molto più decisa e veloce. Cagnolini o gattini, quali salvi? Io... i gattini sono adorabili. Ma anche i cagnolini. Oh, non so decidere. Troppo tardi. Ok, lavoriamo sulla capacità di comunicazione. Devi sapere che le persone sono sciocche. Tu devi solo metterle a loro agio con contatto visivo, sdrammatizzare con la conversazione o colpire le loro deboli menti con la magia. Cosa? Su, proviamo a esercitarci. Io faccio il cliente mentre voi due vendete i biscotti. Come va, amico mio? Buon pomeriggio. È un ottimo contatto visivo il tuo. Ti metto a tuo agio, non è vero? Manca molto poco. Ok, bellezza, unisciti a noi. Vorresti comprare dei biscotti? Cosa? Come ti permetti? È troppo presto! Devo convincere questo tizio con la magia! Ehi, tonto, prendi una carta! Oh, so cosa fai. Fingi di essere mio amico per vendere biscotti. E allora provo a fare un po' di soldi! Voglio parlare col tuo supervisore! Non ti dirò come si chiama! La terza e ultima competenza da imparare è... l'etica commerciale. Che cos'è l'etica del commerciale, Robin? Significa che ci sono molte regole e leggi che non possono essere infrante e perciò devi fare qualsiasi cosa in tuo possesso per avere un successo nel mondo degli affari restando sempre nei confini della legge. Ad esempio, in una riunione di famiglia, tuo cognato ti informa che la sua compagnia sta per compiere un'importante scoperta tecnologica. E anche se questa dritta potrebbe renderti ricca, ti astieni dall'acquistare quel titolo, perché questa informazione, ti dà un vantaggio molto sleale, sugli altri potenziali investitori. Che cosa stai facendo? Hai dei grandi problemi a quell'occhio. No, stavo soltanto cercando di guidarti tra le oscure pratiche del mondo degli affari. Avventura spaziale! Facciamolo di nuovo, dai! Assolutamente no! Indossate di nuovo le dotine! Oh. Ricordate, Titans, la priorità è Darkseid.
E allora dobbiamo sederci e annoiarci di nuovo. Questa avventura non è noiosa. Questa nave ha una moltitudine di attività e di fantascienza intellettuale per stuzzicare la mente. Venite! Ci sono i nostri cloni malvagi nell'universo riflesso. Siamo la vostra versione malvagia. Si capisce dai nostri peli del volto. I peli del volto sono cattivi, capito? L'idea fantascientifica degli universi paralleli e delle versioni opposte di noi. Ditemi che questo vi ha entusiasmato. Passo. Guardate che adorabili creature aliene. Chi vuole ascoltare le loro fusa? Oh sì, ma che belle fusa. Passo. Vediamo le abitudini delle donne spaziali. Assomigliano agli umani, ma sono verdi. Passo. In realtà sono interessato. Anch'io, sono pure verde per così dire. Passo. Il passo. Ah, quindi non vi interessa la camera degli ologrammi della realtà virtuale? L'unico limite è l'immaginazione. Oh, questo sembra davvero mitico. Sul serio? Secondo voi qualcosa in questa avventura è mitico? Oh sì, caspita, adoriamo la realtà virtuale. Grande. Pronti ad entrare in un mondo di meraviglie? Computer, Londra del XIX secolo. Ma dai, amico! Che c'è? Puoi creare qualsiasi cosa e scegli la Londra del XIX secolo? La Londra? Sono davvero arrabbiato! Questa è un'opportunità per interpretare dei personaggi adatti per risolvere il crimine di Lady Hathaway. Sono il Lord Bismarck Wellington, un fabbricante di stoffa di discreto successo, so. Che ne dici di fare qualcosa di interessante? Ehi, computer, ascolta, voglio un mostro che fa le puzze. Ora si ragiona, e se gli diamo due sederini? Sì, computer, hai sentito? Un mostro che fa le puzze con due sederini. Computer, non creare il mostro con i due sederini! Oh! Per favore, entrate nel personaggio. Laggiù c'è il sospettato principale. Se non lo fermiamo noi, riuscirà a farla franca. Corvina, che cosa fai? Non preoccuparti! Che cos'è? Lady Hathaway conta su di noi per la vendetta! Il mostro che fa le puzzette ha tutto sotto controllo! La camera degli ologrammi non si usa per il divertimento poco colto! Computer, crea un'ascia, per favore! Non riuscirebbero a battere nemmeno Billy Zabka con quella roba. Oh, caspita, il karate imparato con il montaggio non funziona. Come mai prendendo la scorciatoia siamo il così impreparati? Questo è il montaggio, non capite che è successo, Titans? Sembra che tu voglia dircelo. Sì, vi spiegherò nel dettaglio come siamo arrivati a questo punto e perché il vostro uso dei montaggi è stato uno sbaglio. Ci vorrà un po' di tempo. Non vogliamo ascoltare una lunga spiegazione. Ho l'idea per la scorciatoia. Aspetta, se ascoltate... Montaggio! Basta montaggi! Ascoltatemi. Corvina, hai pulito solo la parte di finestra che si vede nel montaggio. Cyborg, hai finto di avvitare dei bulloni nell'auto. Bibi, il computer che hai usato non funziona nemmeno. E Stella Rubia, hai imparato solo tre parole in francese. Oh, adesso capisco. Quello che abbiamo saltato nel montaggio in realtà non è mai avvenuto. Era solo l'illusione del risultato, ma quello reale deriva dal vero lavoro. Ora sappiamo che non ci sono le scorciatoie e ti dobbiamo le scuse, Robin. Non c'è tempo, dobbiamo fermare Kataru. Ma come possiamo sconfiggerlo? Con il calcio della gru. Non l'abbiamo imparato, ricordi? Me lo insegno davvero questa volta. Come lo impariamo in tempo per battere il Kataru? Con un'altra tecnica cinematografica, la dissolvenza. Serve a mostrare il passaggio del tempo, ma non è veloce come il montaggio. Ora possiamo andare avanti? Non preoccuparti, Kataru. Ti sconfiggeremo molto, molto lentamente. Oh! Ok, è la prima lezione del calcio della gru. Presentatevi e dite perché siete qui. Cominciamo con un punto di stretching. Perché ci mettete così tanto? Niente scorciatoie, no! Va bene, ma sbrigatevi! Da quanto tempo ci stiamo allenando, Bibi? Punta le dita! Punta le dita! Ci siamo quasi, Titans!
Congratulazioni, Titans! Avete perfezionato il calcio della gru e l'avete fatto senza scorciatoie! Il momento è arrivato, Kataru! Titans! Yuhu! Goal! Per scoprire chi c'è dietro il complotto, ho bisogno di entrare in campo. Ehi, amico! Devo uscire da qui e giocare il tutto per tutto! Cosa? Non credi che io sia un giocatore professionista, anche se è esattamente ciò che sembro? È meglio che non ti placco, fratello! Ok, amico, ti avevo avvisato! Cyborg, Stella Rubia, guadagnate tempo! Come rallentiamo il gioco? Assegneremo molte penalità inutili! Ah, il sì! Proprio come il gioco normale del football! Abbigliamento insufficiente. Fallo, eccesso di cattivo odore. Sudorazione irregolare. Placcaggio alla natura. Sta funzionando! Fermiamo di continuo il gioco e non si lamentano! Spero che Robin abbia trovato il qualcosa! Primo quarto. Secondo quarto. Difesa! 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 Qualche indizio? Mi serve più tempo! Con essa potete esprimere un desiderio, il quale verrà esaudito dal potere del primo e unico genio presidente degli Stati Uniti d'America! Genio presidente? Certo! Il grande genio presidente Abraham e Paneno Altachino Lincoln! La sua vicenda è il veramente tragica. Sebbene fosse un genio onnipotente, non poteva concedere a se stesso ciò che desiderava di più al mondo: farsi crescere degli eleganti baffi da tricheco! Invece sul retro del magico Penny c'è ritratta la sua torta preferita. Quello è il Lincoln Memorial! Sì, è lì in memoria della sua torta preferita. Credo che sia la torta di carote. Cosa dici, Stella? È la Red Velvet Cake. A me sembra al cioccolato. No, senza ombra di dubbio è al cocco. Al cocco? Dai, dove lo vedi il cocco? È pronto? Forse è una deliziosa Angel Cake. Ascoltatemi! Ho una torta rovesciata alle mele. Basta parlare di che torta è fatto il Lincoln Memorial! Vi ho mostrato questo Penny perché ho scoperto qualcosa di incredibile. Shh, ascoltatemi bene. I metalli usati per fare un Penny valgono il 50% in più del Penny stesso. 50%! E lo sapete cosa significa? No, non proprio. Un penny ha il valore di un cent, ma le materie prime che lo compongono valgono 1,5 cent. Quindi due penny non valgono 2 cent, bensì 3 cent. Stai dicendo che in realtà un penny vale più di un penny? Questo non ha senso! Non sapevo che i penny valessero tanto, i miei li butto sempre via! Certo, perché nessuno conosce il vero valore del semplice penny, a parte noi! Ecco il piano, Titans! Noi raccoglieremo i penny abbandonati di tutto il mondo, poi li fonderemo e venderemo il materiale al governo ricavandone un enorme profitto! Andiamo tutti a caccia di penny! Amici, no! Noi non possiamo distruggere i penny! Ti preoccupa la distruzione di denaro, il che è un timore lecito! Non è questo che mi turba! Stella, non ha torto! Rovinare denaro è un reato federale! No, non intendevo questo! Io non voglio finire nei guai con il governo per questo piano, Robin! Non state l'ascoltando! Oh, credetemi, poggiamo su solide basi legali! Date un'occhiata!
Queste macchinette sono costruite per il solo scopo di schiacciare Penny e sono del tutto a norma. Beh, mi sembra una difesa a prova di bo... Titans! استعدوا لتفقدوا عقولكم لأنه لدي خطة مذهلة سوف تغير حياتنا. ألا تستطيع الانتظار؟ أجل، كنا سنشاهد البرنامج التلفزيوني الجديد. إنه يدعى الشرطي العجيب. إنه عن شرطي يختفي وهو خلال عمله، لكن العلماء ينقذونه ويضعونه في صندوق كبير. الشرطي العجيب. في نشاط غير سخيف مطلقاً هذا المساء. انظروا. تذاكر أوبرا. لكن بيعت منذ أشهر. كيف حصلت عليها؟ من الشخص المخيف تحت. غني لتذاكرك روبن، هيا غني لها. لا أصدق أننا ذاهبون إلى الأوبرا. كل أصوات السوبرانو والتنور، ومن دون أن ننسى أصوات الباريتون الجميلة والرائعة. حقاً، الأوبرا هي نوع من المسرحيات الموسيقية التي لا يقدرها إلا النخبة المثقفة فقط. وأخيراً سنكون من الناس المتفننين يا أصدقاء. هذا صحيح تايتنز، الذهاب إلى الأوبرا سيظهر للعالم أننا نقدر الفنون. والآن، هل أنتم مستعدون لاختبار الحماسة التي ستقدمها تلك الموسيقى الكلاسيكية الغربية؟ أجل! أيها المثقفون، نحن قادمون. أجل، انظروا إلى آخر العروض الثقافية على لائحة. هذان الحاجبان لا يمكن أن يعلوا أكثر. إنه يبدأ. أوبرا! 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 Gente di Jump City, benvenuti alla caccia alle uova. Ce ne sono tante da trovare. Le abbiamo nascoste molto bene, gente! Perciò aizzate la vista per non avere una svista! Ai vostri posti, pronti? A caccia! Ciao! Visto, Corvina, non è successo niente! E tu che ti preoccupavi che interferire avrebbe causato una catastrofe? Ah! Ragazzi! Ah! Pablo si sta schiudendo! Ah! No! Buona Pasqua a tutti quanti! Pablo, fai venire i brividi, fratello! No. I cuccioli dovrebbero essere il carini! Questo cucciolo non è affatto il carino! Beh, ora sappiamo da dove è nato il coniglietto. Aspettate, che ne è del resto delle uova? Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti quanti! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Oh no! Abbiamo liberato dei mostriciattoli! Cyborg, i rinforzi! 1, 5, 6, 7, 9, 9! Titan Robot, go! Gamba sinistra, calcio alla parte! Braccio sinistro, pugno a raggio! Caprutti cuccioli, frutti cuccioli, frutti cuccioli ovunque! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Brutto cucciolo aborto, espulsione! Oh, sono davvero in troppi! La città è perduta! Mi dispiace, Corvina, è tutta colpa mia. Lo so. Avrei dovuto ascoltarti. Lo so. Non dovresti dire tranquillo o altro? Certo che no. Ti ho avvertito più volte di non interferire con la festa, zuccone. Ascolta la prossima volta. Ci penserò. Roccia dell'Eternità. Benvenuti, giovanotti, alla Roccia dell'Eternità!
Come va, Merlino? Avanti, fa qualche trucco di magia! Scruta nel tuo ovale di cristallo e svelami qualcosa sul mio futuro! Sussurra qualcosa a una falena! Non faccio questo genere di cose! E hai il coraggio di definirti mago? La sua magia è reale, giuro! È stato lui a darmi i poteri! Perché hai dato dei superpoteri a un bambino? Non è da incoscienti! Perché lui è un orfano puro di cuore! Non è così, Billy? Oh, lo so neanche! È un orfano! Perché hai scelto un orfano? Beh, sapete, io... Voi lo sapete! Sì, ho capito! Sentite, gli ho dato i miei poteri perché presto verrò a mancare. Secoli or sono, fu profetizzato che sarei stato schiacciato dalla roccia dell'eternità! Beh, certo, ci stai seduto sotto. Sposta la tua sedia strana di mezzo metro, amico, ed è fatta. Ma la profezia è chiara. Il spostati! Ok, facciamo noi. Ecco, prego. Voglio essere schiacciato da una roccia, perché non me lo lasciano fare? Perché? Ehi, cosa sono questi? In quelle statue sono imprigionati gli spiriti dei 7 nemici capitali dell'uomo: superbia, invidia, avarizia, odio, pigrizia, egoismo e ingiustizia. Wow, forte! Ehi, ragazzi, a chi vi fa pensare questo? La superbia non va affatto emulata! Pigrizia è il mio secondo nome! Non paragonatevi a cose malvagie! Io sono verde d'invidia! Questo è tutto per me, per voi niente! Sciocchi! Quelle statue rappresentano i peggiori dei vizi umani. Perché li hai portati qui, Billy? Beh, credevo che mi avrebbero aiutato a trovare Mr. Mind e a sconfiggerlo. Ah, già, ma dov'è quell'adorabile monello? Più vicino di quanto credi. Ciao, vermiciattolo. Ah, amiamo questo tizio. Temo cambierete idea dopo che avrò scatenato i 7 nemici capitali sulla vostra città. Pieno. Tu devi fermarlo, Billy! Facciamo noi, Gandalf! Ma per batterli servono dei puri di cuore! Ah, sei adorabile! Capperi, e ora che faccio? Pensaci tu, io ho problemi molto più grandi! Ah,